Oh, eccoci qua. Guarda qua. Guarda lì, ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Finalmente in compagnia di Fabio e Gè. Madonna, che bello, ragazzi! Alla faccia! Adesso... Che matto! Matto! Arrivati! Subito? Subito! Finalmente ho trovato dei bei compagni di avventura. Compagni di merenda. Oh. Viva! Cheers! Viva, ragazzi! Hola! Finalmente anch'io l'adesivo di A Passo Lento. Assoluto! Myself for in those Teodorini. Ragazzi, grazie mille, è stato un piacere. Grazie della birra offerta e ci vediamo con per la prossima escursione insieme. Dai. Ciao ciao. Ciao ciao. No, aspetta, non è ancora montata.
Olè. L'uscita. L'escursione inizia da Forni a Voltri. Ho lasciato l'auto a Rifugio Tolazzi, da dove partono diversi sentieri. Quello per il giro di oggi è il CAI 144, che in un'ora e mezza, 8 km e 600 metri di dislivello, ci condurrà al lago Volaia. Siamo nel Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane e oggi sono in compagnia di Fabio e Jenny. Anche loro hanno un canale YouTube chiamato A Passo Lento, in cui pubblicano video inerenti alla loro uscita in montagna. Sono contento, dato che è sempre bello stare in compagnia in mezzo ai monti, oltre al fatto che questa è la mia prima collaborazione che porto nel canale. Il giro di oggi è da considerare come adatto a tutti i tipi di escursionisti, con un livello medio di allenamento visto il dislivello presente. In alternativa al sentiero è possibile percorrere la Carareccia, che nell'ultimo tratto si allaccia di nuovo al sentiero, che con un totale di 3 ore ci porterà su con una pendenza molto meno accentuata. Lungo il sentiero non sono presenti punti d'acqua, ma grazie ai due rifugi, uno in cima e uno a valle, si è coperti nel caso scarseggiasse l'acqua. Parcheggiata l'auto a Rifugio Tolazzi, iniziamo l'escursione su strada asfaltata, percorrendo uno o due tornanti fino a incrociare la Carareccia, che sale a destra verso il rifugio Marinelli. Noi ci teniamo sulla sinistra, proseguendo lungo la strada, finché non troviamo il sentiero che sale in un rado sottobosco di pini mughi, larici e abeti. Qui si ha una pendenza accentuata fino a quota 1650, dove il sentiero e la Carareccia si ricongiungono nel tratto finale, portandoci prima a superare la teleferica sulla conca del Volaia e successivamente il rifugio Lambertenghi, che nel periodo in cui ho fatto l'escursione risultava chiuso. In pochi minuti si raggiunge il passo Volaia, da cui la vista è meravigliosa. Si ammira l'ampio lago ai piedi del monte più alto del Friuli, il Koljans. Dall'altro lato dello specchio d'acqua è presente il rifugio Volaierse, in territorio austriaco, dove ci fermiamo a sorseggiare una Weizen e a fare quattro chiacchiere. E infine, tutto intorno al lago, si notano i resti di filo spinato e le postazioni di mitragliatrice, oltre che le trincee rimaste dalla Grande Guerra. Fa un certo effetto camminare qui intorno. Una volta salutati Fabio e Jenny,
c'è, ho montato la tenda, fatto volare il drone con un magnifico arcobaleno e con Bruce ho passato la notte ai piedi del lago, sotto la pioggia e al temporale non troppo lontano. L'indomani sono sceso dallo stesso sentiero. Per chi fosse interessato alla traccia GPS, lascio qui sotto in descrizione il mio profilo Komoot, dove potete trovare tutti i miei giri. Raccomando sempre prudenza e di non prendere questi video come verità assoluta, bensì di informarsi sempre riguardo al percorso e studiando a fondo l'itinerario. Portiamo sempre il massimo rispetto per i luoghi che visitiamo e abbiamo cura della natura che ci ospita, non abusandone e mantenendola sempre pulita. In descrizione trovate le musiche e l'attrezzatura utilizzata, oltre che il mio profilo Instagram dove vi tengo aggiornati in tempo reale su ciò che mi succede e spoiler delle future escursioni. Ringrazio i supporters del canale, grazie per la visione e al prossimo video.